Buongiorno, sono Gian Enrico Rusconi, professore emerito dell'Università di Torino, dove ho insegnato per tanti anni scienza politica. Sono membro dell'Accademia delle Scienze e sono ben contento di fare una conversazione con voi. Il titolo è Vivere nell'insicurezza, che tra l'altro è il titolo di un mio saggio che è appena uscito. Frase chiarissima, che però, come dire, ha due significati. La prima è constatare che noi viviamo nell'insicurezza. È un'esperienza persino personale. Io non ho mai avuto tanta insicurezza come in questo momento, e poi cercherò di spiegare. D'altra parte, però, c'è anche una specie di invito di non deprimersi, di non affrontarli in maniera irrazionale, ma in maniera razionale. Razionalità è una parola magari un po' vecchia, un po' demodè, alla quale però sono affezionato. Cioè, reagire con razionalità a questa situazione. Questa è la premessa. A tre livelli questa insicurezza. La prima è quella personale, che ci sta toccando in maniera inaudita, che è la pandemia. Nessuno se l'aspettava. Ma adesso vado in giro e tutti hanno la mascherina. Cioè, improvvisamente abbiamo scoperto un morbo che ci attacca come mai, tant'è vero che si fa sempre l'esempio della spagnola. In realtà al tempo della spagnola non si aveva questa percezione di ansia. Quindi la prima caratteristica è questa. La seconda caratteristica è che ancora adesso, ma già all'inizio dei mesi scorsi, quelli che in qualche modo dovevano darci una linea, cioè gli scienziati, non sanno bene cos'è questo virus. E soprattutto, come dire, cedendo un po' troppo alla logica dei talk show, quando vanno in televisione dicono delle cose contraddittorie, senza rendersi conto che certamente è legittimo che la scienza non sia sicura, ma c'è una forma involontaria di esibizione che ha come risultato di crearci un'incertezza, cioè neppure gli scienziati sanno cosa è, sanno quando finisce, eccetera. Poi terzo c'è la politica che non sa cosa fare, diciamolo pure, e vengono fuori dei comportamenti strani. Adesso non voglio entrare nei dettagli, ma a casa nostra c'è questa politica che viene criticata, tratta proprio in questi giorni in maniera feroce, trasmette un senso di insicurezza, perché il governo è un po' imbarazzato anche se fa quello che può fare, ma l'opposizione secondo me sbaglia, ma non voglio fare dei discorsi politici. Ma poi mi viene in mente, perché sarà un punto sul quale toccheremo, che l'insicurezza ha anche una dimensione, diciamo con un termine sintetico, geopolitica. Le grandi alleanze che c'erano un tempo, 10 anni fa, in cui, come dire, ci si collocava, c'era l'Occidente, poi certo c'era la Cina, poi c'era la Russia, eccetera. C'è evidentemente ancora tutto, ma sta cambiando, come dire, i rapporti. Clamoroso l'atteggiamento di Trump, bisogna dire nome e cognome, cioè di questo presidente che sta facendo una politica americana assolutamente inaccettabile e nuova rispetto a quella che è la tradizione. Cioè, quindi l'idea di sicurezza e insicurezza in cui in qualche modo, almeno chi vi parla, si è cresciuto, cioè nel senso che c'è un sistema, ci sono i sistemi che per un tempo si minacciavano, poi non si sono minacciati più, adesso è molto più confuso. C'è questa ossessione americana contro la Cina, che è straordinaria, è che anche, come dire, sorprendente attaccare la Cina perché ha incominciato lei a fare la pandemia. Sarà anche tecnicamente giusto, ma che, come dire, la pandemia sia diventata uno strumento politico è straordinario. Viceversa, pare che la Cina stia usando verso l'Europa con un atteggiamento benevolo, anche qui in senso della pandemia. Io vi do un aiuto. Cioè, quello che è incredibile è che la politica ha perso i punti di riferimento tradizionali, che erano certamente le guerre, le bombe, e ha, come dire, si è impadronita di questa
cosa. Cioè, quindi nel giro, direi, di un anno, la pandemia da un fatto, come dire, biologico è diventato un fatto politico, no? E particolarmente, come dicevo, è l'America che ha questo stranissimo personaggio al suo vertice, ma qui non voglio entrare nei dettagli, che scombina, che sconvolge. E qui si viene la vecchia Europa. La vecchia Europa sta cercando disperatamente di ricollocarsi. Di buono c'è che ci sentiamo più europei di un tempo, perché sono proprio le grandi potenze di un tempo che ci costringono ad essere tali, no? E l'Europa, già è tipico, dico Europa, ma in realtà bisognerebbe dire Unione Europea, perché è l'aspetto politico che dà. Ma poi l'Europa, appunto, forse che la Polonia non è Europa, forse che l'Ungheria non è Europa, e la Russia, che è sempre stata, direi, anche... Cioè, quindi, come vede, queste cose in realtà c'erano anche prima, ma erano in qualche modo ordinate. Adesso non sappiamo più com'è. Poi l'Europa, conviene fare un discorso un po' più serio, anzi l'Unione Europea, ecco, sempre precisare, è incerta nella sua direzione. C'è il Parlamento, c'è la Commissione, c'è il Consiglio Europeo, e non si capisce bene chi è la responsabilità politica dell'Europa. Però io aggiungo un'osservazione. In realtà è il Consiglio Europeo, cioè sono ancora gli Stati tra di loro che determinano la politica europea. Comunque un discorso generale su cui non voglio, come dire, insistere, perché anche questo, come dire, che l'Europa avesse tre autorità decisionali, però nessun vero decisore, è una cosa che c'era anche prima. Cioè, è come se le cose che c'erano prima hanno acquistato una grande rilevanza. E l'Europa sta cercando una via intermedia, tipico l'atteggiamento verso la Cina, in particolare l'Italia, che in qualche modo non accetta questo atteggiamento punitivo che viene suggerito al di là dell'Atlantico. Ma un piccolo episodio, Pompeo, il ministro degli esteri americano, addirittura è andato dal Papa a rimproverarlo. Questo per dire come la politica ha cambiato i parametri che si usavano una volta, non dico che sia bene o sia male, ma, e qui torno al discorso, non siamo più che sicuri di come comportarci. E voglio spendere due parole ancora per l'Europa. L'Europa in realtà, come dire, ha varie facce. Inutile negarlo che Germania e Francia sono in un certo senso le nazioni, senza dirlo, specialmente i tedeschi, egemoni. E qui vorrei fare una battuta sulla Germania che ho studiato per tanti decenni. Dico un paradosso. Tutti ricordiamo che Finkel diceva ci deve essere una Germania europea o un'Europa germanica. No, l'Europa germanica non va bene. Eppure in questo momento mai l'Europa è così guidata dalla Germania, in particolare da un personaggio singolare, che era Angela Merkel, che ha una dimensione internazionale. Allora, c'è anche un'altra considerazione, una vecchia storia che si insegnava, quando si insegnava ancora all'università, le masse che guidano oppure sono i leader che guidano. Oggi, come dire, questo problema è in parte esasperato perché esiste una personalizzazione dei leader, no? Quindi i caratteri dei leader, carattere di Trump e carattere della Merkel, carattere di Putin, per esempio. Ecco, tutto questo, ripeto, è un po' il leitmotiv che oggi voglio dire, non è che sia nuovissimo, ma improvvisamente si è in qualche modo esasperato, col risultato di renderci più insicuri. Ma e qui vengo un po' alla parte magari un po' esortativa. Com'è che dobbiamo reagire?
dobbiamo capire bene quello che sta succedendo e cercare di applicare quello che io, ripeto, chiamo ancora con un vecchio concetto razionalità, cioè la cosa sbagliata serve quella di farsi prendere dal panico. No, qui bisogna capire. Purtroppo, per esempio, nel caso della pandemia, la scienza non ci ha aiutato, il discorso che ho fatto all'inizio. Ma lungi da me dire, la scienza... No, la scienza è essa stessa, come dire, presa in contropiede. A suo tempo mi ricordo che si diceva che questi scienziati si occupavano soltanto di cose già, come dire, remunerative sul piano economico e non si sono mai preoccupati di fare uno studio sui virus, per esempio. Perché scopriamo che è un capitolo che non... Però quello che conta è che una volta diceva, lo si dice ancora, ma è scientifico, no, non ci fidiamo più, almeno parlo per me, con tutto il rispetto della scienza. La politica, l'ho già detto che è quello che è, e la razionalità è quello che dovrebbe essere, come dire, il nostro punto di riferimento. Cioè rimetterci, almeno parlo per me, parlo per la classe politica intellettuale, cioè mettere a fuoco questo discorso che ho fatto, perché ho la presunzione che il discorso che ho fatto sembra quasi giornalistico, cioè che ha a che fare così, ho parlato delle... Invece no, c'è una profonda trasformazione della nostra cultura, del modo di pensare, no? E quindi qui occorre, non solo una classe politica, ma anche una classe intellettuale all'altezza, ma qui non voglio fare critiche, autocritiche che possono sembrare di cattivo gusto, ma quello che manca è sapere trasformare le problematiche, i dubbi, le ansie che ho espresso in un tentativo di rileggere di nuovo che cosa vuol dire essere occidentali, che cosa vuol dire essere, come dire, sani o non sani e così via. Spero di essere stato chiaro e peccato che non possiamo interloquire per precisare magari qualche punto che è rimasto un po' oscuro. Grazie.